Nuovo video di Worms Battlegrounds, vado avanti con la campagna principale. You know, the Vikings had an amazing artifact called the Toothbrush of Odin. I saw it in one of their museums. Then I nicked it. Il gioco è molto molto divertente. Allora, il multiplayer online è carino, You now divertente. have all three parts of the magical Wormlore map, which can lead us to the Golden Child, but it needs deciphering. This is why I've regrouped you all. You have to get those pieces to the map chap. He knows Flibble, the ancient worm language the map is written in. Oh, see these doors? They can only be open left to right. Apparently, that's quite important. Hop to it! Let's go! Oh, adesso ho tutta la squadra, fantastico. Allora, stavo dicendo, il multiplayer è divertente. La campagna sta iniziando a diventare carina. Le ultime due missioni mi sono piaciute parecchio. Giocato in locale, in multiplayer con altri amici di fianco, è devastante questo gioco. È veramente. Stai male dal ridere. Ok, qua. Oddio, questo è sulla zattera. Salta il turno. È noioso, noioso. Allora. Allora. Suppongo che questo è l'interruttore per aprire questa porta, suppongo. Di conseguenza manderò il verme più agile, perché poi proverò a utilizzare il paracadute o qualche altra selezione verme. No, non apre la porta, ma. Ok, fa cadere delle mine. Esatto, è la stessa domanda che mi stavo facendo anch'io. A cosa potrebbe servire? Allora, come prossima mossa andrò a verificare. Oddio, questo qua è sempre ingombrante. No, la porta non si apre. Ah, qua bisogna un attimo capire cosa c'è da fare. Allora, forse ho capito. Allora, provo a utilizzare il paracadute per arrivare qua. Ok. Vediamo se quello che ho intenzione di fare può avere un senso. Mi ha preso. Mi ha fatto male. Allora. Questo dovrebbe attrarre. No. Ah. My aim's off. Hammer time.
Però poi dopo come faccio a salire là sopra? Ah, ok, quindi devo fare fuori il tizio. Ok, però adesso come faccio io a salire con lui? Sono riuscito ad arrivare a un checkpoint. Non ho ancora capito come possa funzionare quella mina. Questo è un genio. No. Ok, è grande. Mi è andata la grande. Cioè, quella mina, quell'ingranaggio che fa cadere la mina, io voglio capire a cosa serve. Adesso ci penso io, te. Allora, voglio passare il turno. Molto probabilmente il prossimo da far fuori è questo qua. Goodrick. Nel frattempo il principino me lo stanno... Gli stanno togliendo sempre più energia. Allora, passiamo subito il turno a Goodrick. Ho scelto proprio il verme più agile per fare questo pezzo. Ah. A sto punto farò ricorso al lanciarazzi. Il tempo è limitato, adesso non gli ha fatto niente però. Io non so se saltare o no, ma questo qua mi sembra proprio il meno agile di tutti i vermi di questo mondo. Ah, ah, grande. Aha. As one door opens, another door opens. Ok. Passiamo la palla a lui. No, lui è bloccato lì. Lui no, passiamola a lui.
Aspetta un attimo. No. E beccati qua. Oh. Ah, ma c'è il muro. Allora. Risolviamo subito. È ancora vivo. Mi è andata bene, eh? È inutile che batti. Ah, sì, mi fai così, eh? E allora ti becchi questo. Ok, allora qua c'è un oggetto che potrei raccogliere, ma se lo raccolgo, talpa. La talpa scava in profondità. Vai. No. Ma ogni animale qua c'ha degli esplosivi addosso. Allora. Però scavo in profondità, secondo me va verso il basso. Vabbè, vediamo come funziona. E poi si fa esplodere. Vabbè. Allora, vado a prendermi il checkpoint intanto. Qua molto probabilmente bisogna sparare e oddio. Non usate questo per fare questo percorso, perché ce la fa. Ah, ho capito con cosa devo usare, dove devo usare la talpa, ok. La talpa io la uso con questo, vai giù. E si fa esplodere. E la mina, questa mina io sinceramente non ho idea di cosa possa servire. Ho paura a usarlo questo, perché se poi vado avanti ho paura di non poter più tornare indietro. Guarda, questo qua è... è agili... No, non volevo farlo cadere così. Allora, qua c'è un altro checkpoint. Io chiaramente devo arrivare là. Allora, mi sa che farò ancora un buon uso della talpa. No, non con lui. Ma con lui. Allora. Con lui. Prendiamo la talpina esplosiva. E cerchiamo di... direzionarla proprio qua.
Ok, ora posso andare a... Oddio, si è ferito e mi fa passare il turno. Questo dovrebbe aprire questa grata. Ok. Cos'è successo? Ok. Allora, io con Ned. Si chiama Ned, credo. Ah, c'è poco tempo. Faccio questa cosa qua. Anche se poi non saprei come andare a raggiungerlo. Ah, questo qua è quello con cui sono caduto. Allora, con lui i salti sono molto facili. Ok, adesso andrò a sparare fino a far esplodere quel barile d'olio. Per poi andare a prendere quella cassa. E proverò a fare un tentativo. Che faccia? Sbadiglia anche. Allora. Prendiamo il super. Questo qua è il mio preferito perché è fighissimo. Allora. Fiamma ossidrica. Ho preso la fiamma ossidrica. Non serve a una mazza la fiamma ossidrica. Cioè, o meglio. Adesso vado da... vado da... dal principino. E penso che finisca la partita. Non ho ancora capito bene cosa serviva quell'ingranaggio con la mina. Grande, questo qua è un grande. Good job. Get him to work translating the Flibble language so we can learn the location of the Golden Child of Wormlore. Once Mesmer's dead, the stone carrot can be returned to its rightful place. Oh, just kidding. I'm going to nick it. Two of you need to chaperone our map chap there. The rest have some vital dithering to do elsewhere. Chop chop and off you pop. Bene, direi di andare subito a fare la prossima missione. I smell something very odd right now. Either Mesmer's worms are plotting something dire, or this Kestrel frittata's off. Just beware, okay? To add haste to your mission, the ruddy map chap has stupidly found himself down here, and the chamber is filling up with water. Big idiot! Take out all the Viking enemy targets and save the map chap! Ok, io ho già fatto il tentativo, sono morto, perché il mio amico qua con la corona è rimasto soffocato dall'acqua. La prima cosa che farò è sparare un colpo. Praticamente qua c'è un rubinetto. Fa scendere acqua e sta facendo soffocare il... Map chap sta soffocando. Quindi,
No, 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 no. Oddio, cosa ho fatto? Ho sbagliato tutto. Eccolo. Ah, un altro colpo in canna. Si deve concentrare perché deve prendere la mira per bene, si avvicina. Maledetto. Al prossimo turno ci penso io. Cosa fa? Ah, scappa anche. Allora. Questo è grosso, quindi fa una esplosione immensa. Aia. Forse avrei dovuto prima passare. Avrei dovuto prima arrivare a quell'oggetto là. Quello là è lo scarico. Io faccio un tentativo e provo a fuggire. Oh, ce l'ho fatta, ottimo. Allora, lui lascia un bel regalino e scappo via, visto che sono agile. Ottimo, map chap è al sicuro. Questa missione penso si... Vabbè, si possa fare in diversi modi. Ad esempio, qua c'è un oggetto che si chiama scarico, che praticamente va a prosciugare l'acqua. Oppure io nella partita precedente avevo provato a sparare a rompere questa parte e creando diversi canali di sfogo dell'acqua, andavo praticamente a affogare gli altri vermi e farli cadere nei buchi. Adesso però, dato che Map Chap è al sicuro, io vado a lanciare una bella granata. E la Madonna! Non pensavo che l'esplosione fosse così gigantesca. Forse perché ho colpito uno di questi che molto probabilmente deve essere esplosivo. Bravo, passa il turno che è meglio. Allora, adesso tocca chi? Tocca a lui. Adesso tocca a lui. Allora, vediamo se... Sparando un bel colpo qua, riesco a farlo cadere in acqua. Fa? Vorrà spararmi un lanciarazzi, sicuro. Ah, già è vero che in questo gioco i fucili a pompa sono uguali e funzionano un po' come fucili di precisione in tutti gli altri giochi. Adesso quello che farò io al prossimo turno è sparare un lanciarazzi qua, dato che questi qua sono devastanti ed esplosivi. Allora vado a prendermi qua l'energia. Visto che questi con...
Perché mi mette la telecamera su di lui? Non riesco a capire. Allora, ok. Allora, devo solamente far passare la granata esattamente. Dovrebbe morire. Solamente 14. Lui sta scivolando. Lui sta scivolando. Forse riesco a farlo finire qua in acqua. Ok, lui fa un pochino fatica. Ok. Scusa, permesso. Scarico. Ok, non penso che mi possa servire molto. Allora, quattro colpi, ancora quattro colpi di fucile a pompa. Avviciniamoci bene. Ancora 5. Allora, ti becchi. Questo sembra un mafioso. Allora, sono rimasti in due, c'è questo. Io adesso con questo voglio sparare un bel razzo fatto bene, in modo da andare a far saltare in aria anche il verme là sotto. Ah, mancato. Mancato. Niente, sto giro mi è andata male. Se mi lancia una granata e fa esplodere il barile di olio, per me non penso di... Ok, dovrei essere al sicuro. Ottimo. Mi è andata bene. Fortunatamente questi vermi preferiscono il fucile a pompa rispetto che le granate. Allora, jetpack, grande. Ok, col jetpack dovrei... Ah, però il turno... Ah, se prendo il checkpoint perdo il turno. Questo non lo sapevo. Dai, cadi nel buco. Grande riflessione. Scende. Bravo, buttati giù. Ottimo, mettiti lì così adesso finisci in acqua. Ok, allora, come siamo messi qua? Allora, c'è quello lì e questo qua. Ok, allora vado a sistemare. È finito in acqua. È finito in acqua. Allora, il tizio qua è finito in acqua, quindi quanti vermi mi rimangono? Allora, mi rimane uno qua che lo sistemo con lui. Ora ho il jetpack, quindi tanta roba. Questo cos'è? Scarico, ok. Ok, mettiamoci il caschetto. Andiamo a prendere lui. Sì, andiamo a prendere lui. Spero di avere benzina a sufficienza. E spero che l'acqua non mi... Oh, eh no, eh no, eh no, 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 sono ritornato di nuovo in acqua. Non ci posso credere. Non ci posso credere.
Non ci posso credere. L'acqua mi ha spinto giù. Ok. Allora, devo muovermi perché se lui soffoca. No, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Non so perché stupidamente non sono andato col fucile a pompa a farlo fuori. Passa il turno. Ok, lui è cattivo, arrabbiato e adesso andiamo a fare una strage. Allora, lui ha... Niente. Ma... Madonna, ma tu sei pazzo. Il jetpack spero funzioni in acqua. Funziona il jetpack in acqua, attenzione. Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora, tu adesso fai una bruttissima fine. E uno è andato. Ne restano due. Madonna, ma questi qua ciccioni fanno delle esplosioni gigantesche. Ok. Tu passi il turno, sicuro. Ok, c'è lui. E c'è lui. Allora, stavolta vado sul sicuro. Via, 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 che adesso esplode. Ok. Ancora? Ma tu sei pazzo. 15. Beh, me la sono cavata bene. Jetpack. Ok. Allora, visto che hai fatto il figo, adesso io ti piazzo una bella dinamite di fianco. Madonna, che lento che è. Dai, vai! Ottimo. Oh my stars, it's the Incan attack worms and they're taking our map, chap. And the ruddy map! Damn blast and double knickers! That's put the oozy-toting cat amongst the unarmed pigeons. Oddio, adesso. Ah, ok, è finita. Ok, perfetto. Molto probabilmente facciamo parte della storia, anzi, è così. Ok, anche queste due missioni secondarie sono state fatte. Secondarie, queste due missioni principali sono state fatte. Nel prossimo video quindi andrò avanti con sempre altre due missioni. E niente, insomma, ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!